Nomi eccellenti sfilano da oggi a giovedì prossimo in procura a Pescara per gli interrogatori supplementari in merito all'inchiesta sulla tragedia all'hotel Rigopiano. Interrogatori, va ricordato, chiesti dagli stessi indagati come nel loro diritto una volta notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Dei 24 sono in 9 ad aver chiesto un nuovo colloquio con il procuratore capo Massimiliano Serpi e il PM Andrea Papalia. Tra questi l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Lacchetta, al legale rappresentante dell'hotel Bruno di Tommaso. Ed è stato proprio Di Tommaso il primo a presentarsi stamane in procura difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca. Su di lui sono cadute le accuse più gravi. Restano in piedi quelle relative a presunte inadempienze in merito alla normativa sull'infortunistica sul lavoro e all'abuso sulla ristrutturazione dell'hotel. E su questi punti in particolare sono giunti stamane i chiarimenti. Abbiamo reso l'interrogatorio, depositato una documentazione integrativa da sottoporre all'attenzione della Procura affinché possano approfondire alcune tematiche di contestazione al signor Di Tommaso. Ma quali esattamente? Una serie di attività svolte dalla direzione dell'albergo la mattina del 18 per disdire le prenotazioni che erano in corso. C'è un aspetto di carattere, comportamentale dell'azienda rispetto a quelle giornate. Nel merito riteniamo che debbano essere un po' più prima esaminate dalla Procura che da altri soggetti. Riteniamo possano essere utili per, come dire, inquadrare ancora meglio la posizione di Tommaso. Gli abusi, presunti abusi edilizi, le irregolarità nella ristrutturazione. Sono tutti quanti precedenti alla sua gestione, quindi voglio dire c'è una difesa tecnica da quel punto di vista, tecnico-procedurale, non c'è un addebito rivolto al Di Tommaso in quanto tale. Abbiamo dato anche contezza poi di quello che è stato il comportamento del giorno prima, del giorno successivo, scusate, al 17, quindi del 18, prima della scossa del terremoto, erano già state disdettate tutte quante le prenotazioni, insomma. Ha invece fatto sapere tramite il suo legale che rinuncerà al colloquio con i magistrati l'ex prefetto Francesco Provolo, mentre è confermato l'interrogatorio giovedì del comandante della Polizia Provinciale Giulio Onorati. In giornata sono previsti altri tre interrogatori: il dirigente provinciale Paolo D'Incecco, il responsabile del settore viabilità Mauro Di Blasio, ma soprattutto l'ex presidente della provincia Antonio Di Marco. Domani sarà la volta del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, la cui posizione appare tra le più delicate, del geologo Luciano Sbaraglia, mentre l'ex sindaco Antonio De Vico, contro il quale la procura punta il dito in relazione alle autorizzazioni rilasciate in passato per la costruzione dell'albergo, sarà ascoltato il 14 gennaio.